Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla Bottega Didattica per il Fai da Te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial vorrei presentarvi il Reclipped. Reclipped è uno strumento estremamente utile, praticamente serve per prendere video appunti, cioè per fare quello che si è sempre fatto sui libri quando si sottolinea o si evidenzia e poi si raccolgono i contenuti che abbiamo evidenziato per metterli da parte e lavorarci. Per scrivere, per studiare, per apprendere. Ecco, la stessa cosa possiamo fare con Reclipped, solo questa volta la facciamo con i video. Creiamo dei veri e propri video appunti e delle raccolte dei video appunti che abbiamo preso. Reclipped, infatti, è un ambiente che può essere utilizzato liberamente. Si tratta di una versione beta che ci permette di ritagliare degli spezzoni di video da varie piattaforme per la condivisione dei video come TED, Vimeo, YouTube, e di ordinare gli spezzoni che abbiamo ritagliato in bacheche che possiamo ordinare in modo da disporne efficacemente. I video, ovviamente le nostre bacheche, i nostri ritagli, i nostri video appunti possono essere visualizzati anche su tablet e smartphone. Per adesso la piattaforma è funzionale soltanto via web tramite PC, non esistono delle app né per Android né per iOS. Esiste un'estensione che si può installare su Google Chrome, adesso vedremo come. Comunque anche da Mac è possibile utilizzare questa piattaforma e questo servizio tramite appunto la piattaforma. Vedremo anche in questo caso come procedere. Siamo sul Chrome Web Store, cerchiamo la casella di ricerca Reclipped e vedete, io l'ho già installato, altrimenti ci sarebbe un pulsante azzurro se non sbaglio. Cliccando questo pulsante viene installata questa estensione che ci permette di utilizzare Reclipped ogni volta che un video verrà visualizzato nella nostra scheda di navigazione. Occorre naturalmente anche una registrazione. Ecco, Reclipped, scritto in questo modo, a questo punto noi ci loggeremo o ci registreremo. Ecco, cliccando sul login, come avete visto, si apre questa finestra e noi dobbiamo registrarci, quindi sign up, e qui si procede al solito, o ci si registra con Google, oppure appunto username, email, password. Io ho già effettuato la registrazione, quindi devo soltanto loggarmi. Prima di loggarmi andiamo un attimo a vedere le piattaforme di condivisione video che noi possiamo utilizzare con Reclipped, cioè noi possiamo ritagliare video di YouTube, di Vimeo, di Khan Academy, di Coursera, di TED e così via. Queste le funzionalità che offre Reclipped. Possiamo creare video note su video che sono presenti online in una piattaforma, oppure tramite plugin, abbiamo visto come si installa, e a questo punto possiamo creare i cosiddetti snippets, sono i frammenti video che abbiamo ritagliato, dargli un titolo, creare delle raccolte di snippets, condividerle con gli altri. Possiamo anche invitare delle persone per collaborare e quindi arricchire i nostri video appunti. Ogni frammento può essere taggato, cioè possiamo inserire delle parole chiave che rende più facile poi condividere con gli altri, o cercare i frammenti che abbiamo ritagliato. Possiamo seguire altri utenti, essere seguiti da altri utenti per scoprire dei video che ci interessano. Andiamo adesso a vedere come si procede operativamente per creare questi snippets. Prima di tutto ci si deve loggare per accedere alla propria board, alla propria bacheca. Questa è la mia bacheca, questi sono i video, gli snippets realizzati da altri utenti. Andiamo sulla mia bacheca, qui abbiamo alcuni ritagli di prova. Come si può procedere? Bene, il primo modo è sfruttando l'estensione Google di Reclipped. Ci troviamo, vedete, in un... chiudiamo adesso, ecco, così si presenta un video quando noi lo guardiamo su una delle piattaforme compatibili con Reclipped. Comparirà questo pulsante, cliccando su questo pulsante si apre la finestra che ci permette di ritagliare il video. Procediamo col video,
Adesso io tolgo l'audio, lo riduco al minimo. Supponiamo che da questo momento noi interessi ritagliare questa porzione di video. Sarà sufficiente cliccare su questa piccola icona dell'orologio. Vedete, si setterà il tempo, 2:47. Continuiamo ad andare avanti. Stiamo andando avanti. E supponiamo che ci interessi fermarci a questo punto. Clicchiamo quindi su End. Start l'abbiamo già settato, clicchiamo su End e il primo ritaglio è effettuato. Diamo adesso un titolo a questo ritaglio, e chiamiamolo ritaglio prova. Potremmo anche scrivere una descrizione più lunga. Bene, a questo punto possiamo aggiungere i tag, quindi tag 1 come al solito, tag 2, tag 3. Che sono molto utili per trovare in seguito il nostro ritaglio. E possiamo decidere se è pubblico oppure se soltanto io posso accedere a questo ritaglio. A questo punto abbiamo concluso e possiamo, ecco, only me, possiamo anche decidere di creare una nuova bacheca. Creo una bacheca che chiamerò per esempio storia. Posso dare qui una descrizione per ricordarmi o per informare gli utenti, se è pubblica come in questo caso, di quelli che sono, posso renderla pubblica anche da qui, prima era riservata solo a me, quelli che sono i contenuti video che troveranno in questa bacheca. E a questo punto clicco su Submit e la mia bacheca sarà creata. È vuota perché non ho ancora cliccato su Post, che mi dà la possibilità di pubblicare effettivamente il contenuto nella bacheca selezionata. Clicco su Post e a questo punto il ritaglio è stato pubblicato. Possiamo provare anche a realizzare un secondo ritaglio. Supponiamo che vogliamo ritagliare a questo punto. Riclicchiamo su questo pulsante e procediamo allo stesso modo. Start e poi supponiamo qui. End, pubblico, storia e pubblichiamo il nostro post. Andiamo a verificare, questa è la nostra board, vedete ci sono tre pulsanti, gli snippets che ho realizzato, che sono questi, e vediamo le mie bacheche, le mie collezioni, le mie raccolte, vedete c'è una raccolta storia, entriamo nella nostra raccolta e troveremo i due video appunti che abbiamo ritagliato. In questo modo possiamo ritagliare solo le parti che ci interessano del video. Supponiamo di non avere Google Chrome o di utilizzare un sistema iOS, di avere un Mac per esempio, possiamo ugualmente creare i nostri video ritagli non utilizzando l'estensione ma utilizzando il pulsante Create. Ci procuriamo, andiamo a Giulio Cesare, prendiamo il link da qui per sicurezza e andiamo su Reclipped, sulla piattaforma web di Reclipped, e clicchiamo su questo pulsante Create, inseriamo l'indirizzo che abbiamo copiato incollandolo e il nostro video verrà visualizzato sulla nostra area di lavoro. A questo punto cliccando su Create Snippets ci troveremo nella stessa situazione vista in precedenza e potremo procedere a effettuare i nostri ritagli. Va bene, come vedete si tratta di uno strumento piuttosto semplice e rapido da utilizzare, anche la consultazione è molto semplice. Se andiamo a vedere i nostri video sono raccolti in questa pagina, e se andiamo a vedere i nostri snippets, ogni snippets può essere condiviso cliccando su questo pulsante. Abbiamo il link, la condivisione dei principali social network, compresa la condivisione via mail. Abbiamo anche la possibilità di votare il nostro, non ma altri snippets, altri video ritagli, o di salvare un video ritaglio, un video appunto. Andiamo su Home, questi sono già ritagli miei. Ecco, per esempio, supponiamo che mi interessi questo. Allora, lo salvo cliccando qui, aggiungendo eventuali tags magari in italiano e poi decidendo per esempio di inserirlo in una bacheca, una nuova bacheca o la bacheca che ho già creato. A questo punto salviamo in storia e in questo modo dovrebbe essere tra le nostre bacheche di storia.
Ebbene, come vedete, si tratta di uno strumento molto agile, molto utile, che rientra in quella categoria di strumenti che secondo me sono essenziali se vogliamo far fronte a quella che è il sovraccarico informativo e rendere effettivamente fruibile il web come spazio conoscitivo. Strumenti agili che ci permettano di fare quello che già facevamo prima con la cultura tipografica, con la carta, di farlo anche con i media online. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro una buona giornata.